Molto brevemente, perché credo che le famiglie convenute oggi qui siano, e i ragazzi convenuti oggi siano interessati più alle lauree che ad altro, però è importante anche testimoniare il fatto che oggi comunque noi siamo nelle condizioni di poter consolidare un'esperienza che prima era più amatoriale, diciamo così, no? Abbiamo la possibilità di contestualmente a questa bella cerimonia, evento di laurea dei ragazzi, anche quello di guardare ad una prospettiva futura. La Regione in questo ha investito molto, già dal 2014 abbiamo stanziato le risorse che oggi sono disponibili per l'attivazione di questo corso di laurea all'interno del Dipartimento di Agraria e ovviamente con un'attenzione specifica a quello che, almeno per quanto mi riguarda, il settore trainante della nostra economia e che deve essere quello dal quale far ripartire anche uno sviluppo economico un pochettino più consistente. Quindi diciamo, le congratulazioni a quei ragazzi che hanno creduto a questa esperienza e che oggi coronano un percorso di studi non semplice, perché anche il decoro, i luoghi in cui si studia sono fondamentali nel percorso che si intraprende quando si attiva un meccanismo universitario. Congratulazioni all'Università di Foggia, che continua ad essere un punto di riferimento non solo accademico ma anche sociale e di presidio del nostro territorio, ed è uno dei pochi motivi per cui vale la pena ancora rimanere dalle nostre parti, e credo anche un po' di autoreferenzialità alla Regione, che tra tante attività ha trovato il modo e le risorse per poter investire su un pezzo di futuro della nostra terra. Questo pezzo di futuro passa per l'esperienza anche di coloro i quali avranno l'opportunità di cimentarsi da ingegneri o da futuri ingegneri legati alla logistica agroalimentare, con anche una vocazione, interpretando una vocazione del territorio ed interpretando quello che deve essere, credo, un modo intelligente di fare gli investimenti, cioè assecondando le vocazioni appunto di quelli che sono i luoghi che noi siamo chiamati ad amministrare. La nostra provincia ha una predilezione per il tema agricolo, noi grazie all'università stiamo spingendo la ricerca, l'innovazione tecnologica, facendo in modo che l'agricoltura non sia solo una forma residuale di attività lavorativa per coloro i quali hanno i terreni o per quelle famiglie che storicamente gestiscono i terreni, ma che sia anche un modo nuovo di guardare ad una economia che può essere prospera per il nostro territorio. Ringrazio il Rettore per l'invito e non mi dilungo oltre, sapendo che questo è un lavoro di squadra ed è stato possibile grazie alla presenza in continuità di tutti quanti coloro i quali oggi sono qui a presiedere questa cerimonia, diciamo anche seppur veloce, e che questo è il nostro modo di lavorare, cioè con una visione di insieme, e in questo ovviamente l'università rimane centrale e determinante. Grazie.